Intanto al pubblico che è così numeroso qui presente oggi, come anche alle altre iniziative sulle strade di Rino che hanno caratterizzato per quest'anno, quest'estate, le iniziative del circolo Arci Lupo del Sole. Grazie a voi, grazie a Franco e Giuseppe Campesi che si sono occupati del montaggio di questo magnifico filmato che abbiamo appena assaporato. Grazie a Enzo Barbagallo che ha risolto tutti i problemi tecnici in perfetta coincidenza con l'orario di inizio dell'iniziativa. Siamo svizzeri, sono le 10 in punto. E faccio io un mio ringraziamento personale al circolo di avermi scelto per introdurre questa magnifica serata. Io non so perché mi hanno scelto per fare questa iniziativa sull'esperienza VIP di Rino Cosentino, forse perché sono un po' capellone, forse perché ho il fisico asciutto tipico di quelli che una volta si chiamavano ragazzi nel Prato dell'Amore, probabilmente per quest'ultima cosa, anzi sicuramente. Io però, per ringraziarli di questa scelta, ho fatto un mio piccolo tributo alla storia musicale di Rino Cosentino. Ho scelto di vestirmi come lui, e cioè con i pantaloni bianchi e la camicia amaranto, come lui e i suoi compagni amavano vestire durante le loro magnifiche esibizioni di quegli anni. Ringrazio naturalmente gli ospiti che saranno qui stasera e che ci porteranno per mano in questo viaggio nel tempo. Gli ospiti sono due, ma io ve ne presento uno solo per ora, poi capirete perché. Vi presento Ugo Gabriele Caruso, che è romano di adozione perché vive nella capitale da oltre circa 40 anni, ma è cosentino di nascita. È uno storico dello spettacolo, uno studioso della cultura di massa e è un amico di Rino Cosentino da oltre 40 anni. Ugo è il suo ospite, saranno la nostra personale macchina del tempo, personale straordinaria macchina del tempo, perché ci consentiranno di tornare nei magnifici anni 60, di percorrere le strade di Rino, questa volta sulle tracce del suo primo amore artistico, naturalmente, che è la musica beat. Non tutti sanno forse che anche in Calabria, in quegli anni, in provincia di Cosenza, si scoprivano quelle nuove sonorità che per l'epoca erano rivoluzionarie. Se si pensa a quali erano le caratteristiche della musica, chiamiamola leggera, degli inizi degli anni 60, di cosa è stato poi il beat, con tutte le conseguenze anche stilistiche che hanno segnato per sempre la musica pop, popolare e poi rock.
Questo ovviamente, quell'uomo di multiforme ingegno che era Rino Cosentino è entrato subito come protagonista anche in questo movimento. E stasera, con l'ausilio di Ugo e del suo ospite, cercheremo di illuminare anche questa parte dello straordinario mosaico che è stata la resistenza di Rino Cosentino. Uno spirito eclettico che, unitamente al suo forte impegno politico, è riuscito a incarnare ai massimi livelli, si può dire, tutte le forme d'arte che hanno caratterizzato la nostra terra. Abbiamo visto il suo impegno nella pittura con l'iniziativa dei post-meridionali, il suo impegno nella scultura con l'iniziativa sui briganti, e stasera vedremo, conosceremo il suo impegno nella musica beat. E che altro dire? Che è probabilmente il caso di far partire la macchina del tempo, no? Ugo Caruso. Ugo G. Caruso, studioso dei fenomeni di massa, lei ha fatto una bellissima spiegazione di quelli che era il contesto storico nel quale Rino Cosentino si è mosso, poi anche il contesto culturale. Ecco, partendo da Cosenza fino ad arrivare poi alle esperienze più grandi che sono state fatte appunto nella carriera di questo artista, a lei volevamo chiedere, in quegli anni quanto era possibile per tutti i calabresi, i cosentini, poter imbracciare una chitarra e magari dare sfogo al proprio talento? Gli anni in cui mosse i suoi primi passi Rino Cosentino, io non posso ricostruirli perché avevo 8-9 anni, avendo Rino ben 12 anni più di me. Quindi ho un ricordo vago e infantile di quello che sono gli anni 60, molto nitido per talune cose, ma non per quello che erano le esperienze di quelli di una generazione precedente alla mia. Sono portato però a ritenere che le possibilità che avesse un calabrese o in genere un meridionale che abitasse soprattutto in una città di provincia fuori dai grandi circuiti come Cosenza non potessero essere le stesse, al di là dell'eventuale talento che potevano avere invece gruppi, dico per dire, come l'Equipe 84, i Nomadi, che a Modena trovarono evidentemente dei manager, degli impresari, chi credette in loro, dei discografici, insomma cominciarono a muovere i primi passi. C'era anche lì tutto il tessuto delle balere, dei locali. Io ho ascoltato le esperienze di tanti cantanti, tanti musicisti, per esempio anche proprio Don Bacchi, che menzionavo prima, raccontò come dalla Toscana approdò nella Milano del boom, come sappiamo al clan di Celentano, e cominciò a muoversi proprio nel circuito delle balere. Da noi non c'era questa stessa rete, non c'era una struttura discografica, Cosenza era lontana dai grandi centri, anche se molti cosentini avevano tracciato e battevano continuamente questa rotta con le grandi città, con Roma in particolare. Però io credo che le possibilità di chi all'epoca e forse ancora oggi voleva fare musica, nonostante il mondo si sia progressivamente sempre più rimpicciolito, non fossero uguali a quelle di chi era a contatto con realtà più dinamiche. Grazie. Alberto Leonetti, dalla sua voce, dalla sua esperienza, abbiamo ascoltato un mondo che probabilmente in questo momento non c'è più, o meglio, forse è talmente mutato nella sua velocità che non si afferra. Il mondo di una Cosenza dove i gruppi suonavano per il piacere di suonare, dove l'amicizia regnava tra tutte le persone. Ecco, a lei un personale ricordo di Rino Cosentino con il quale ha suonato insieme. Quando io ho conosciuto Rino Cosentino, era forse l'età più bella per una persona, perché avevamo entrambi 16 anni, ed è l'epoca particolare in cui si finisce di essere bambini, non si è ancora uomini,
e si possono accarezzare tutti i sogni che si vogliono. La particolare intesa che si era creata fra me e Rino era sostanzialmente dovuta al fatto di poter condividere della musica che in quel periodo rappresentava per noi una forza dirompente per poter comunicare con l'esterno e soprattutto per dire ci siamo, ecco, ci siamo anche noi e facciamo questo tipo di musica. E non ci ponevamo neanche il problema se poi alla fine questa musica sarebbe piaciuta o no. E questa è la velleità dei giovani, che loro, soltanto loro, i giovani, secondo me, possono cambiare il mondo, ieri come oggi. Io e Rino abbiamo avuto una storia di amicizia che secondo me è difficile da trovare oggigiorno, almeno per quello che mi risulta e dalle storie che senti in giro. Non credo che ci sia più questa possibilità. Ciao Rino. Grazie.